fisica è quel ramo della chimica che studia appunto le proprietà della molecola in quanto oggetto, dotato di spessore, sporgenze e rientranze, ingombro, insomma, di una forma. Bene, ma come si realizza la comprensione quando vogliamo dar vita a quel miracolo che dall'insegnamento porta all'apprendimento, perché di fatto è quasi un miracolo? Nel linguaggio scientifico abbiamo la necessità, invece, in qualsiasi linguaggio disciplinare, di sostituire alla parola i termini. Per questo la scienza è anche difficile, perché non dobbiamo usare parole, dobbiamo usare termini. I termini sono parole spogliate di tutti i significati connotativi, di gran parte, perché poi in fondo non ci si riesce mai. Allora, dato che la chimica nasce come strutturistica, non rinuncia a classificare le strutture, però è indubbio che a mano che partiamo dalla struttura primaria fino alle strutture di livello superiore, ci stiamo allontanando dalla struttura e ci stiamo avvicinando alla forma. E quella forma ha delle funzioni di cui tra un po' parleremo. Quindi la forma la associamo alla funzione, la struttura alla proprietà. La simmetria si presenta nella forma, ma può essere in qualche modo misurata. Quando è che possiamo misurare la simmetria? Allora, c'è un momento in cui la simmetria può essere raccontata attraverso la misura. Questo l'avevano capito bene i greci, a partire dalla scuola pitagorica. E allora, se uno dice che in natura tutto è numero razionale, poi magari si perde per strada nei millenni, nei secoli, con il numero, e gli rimane che tutto è razionale e ha costruito la base filosofica dell'Occidente. Che cosa ci facciamo con l'immagine speculare e con elementi di simmetria che ci consentono di capire subito se una molecola e la sua immagine nello specchio sono sovrapponibili o no? Perché siamo così interessati? Siamo così interessati perché questo aspetto della chimica ha tenuto in scacco i chimici per tantissimo tempo e ci si sono cimentati nomi potentissimi nella storia della chimica, da Pasteur a Van 't Hoff a Emil Fischer, cioè i padri sostanzialmente della chimica moderna. Quello che mi aspetto è che adesso, se io prendo il secondo polarizzatore e lo metto ortogonale al primo qui sopra, allora se lo metto parallelo passa la luce da tutte le parti e non vedo assolutamente nulla, non c'è nulla di sconvolgente in questo. Se invece lo metto ortogonale, quello che mi aspetto è che diventa tutto nero. Vediamo che cosa succede. Allora, seppure un po' flebile, in realtà al centro del bicchiere passa della luce, allora tutto intorno è nero. Il centro del bicchiere non è più nero. Significa che quella radiazione polarizzata, attraversando quella soluzione di acqua e zucchero, ha girato da qualche parte. Bene, signori, questa cosa ha tenuto in scacco la chimica per tantissimo tempo. Per tantissimo tempo. Ci è voluto il genio di un chimico, si chiamava Van 't Hoff, per dire a poco più di 20 anni al mondo e alla storia della chimica che le molecole erano oggetti tridimensionali. Allora Stefano ha preso questo monitor e ha tolto il polarizzatore, che è un foglio come questo. E quindi questo schermo è bianco, ma è collegato ad un computer, non si vede nulla, ma ovviamente se ci passo il polarizzatore diventa visibile. Allora, questo passaggio straordinario che porta dai reagenti ai prodotti avviene dentro una scatola e per molti anni i chimici non sapevano che cosa stesse accadendo dentro questa scatola. Guardate che è qualcosa di miracoloso questa cosa. Perché è qualcosa di miracoloso? Perché nello stesso tempo, anche se non capivano che cosa stava succedendo qua dentro, sapevano benissimo come passare da questo a questo, oppure da questo a questo. Lo sapevano. Non sapevano il perché.
due oggetti che contengono gli elettroni debbono formare un legame, c'è un solo vincolo che deve essere rispettato, che i colori corrispondenti devono sovrapporsi. E quindi questo non porta a formazione di legame, questo porta a formazione di legame. Allora, se non davo radiazione ultravioletta, il movimento era questo. Se davo radiazione ultravioletta, il movimento doveva essere questo. Guardate che geniale questa cosa. Allora, la chimica, come abbiamo detto l'altra volta, è scienza di forma, di potenza, di bellezza. Spero che in questo seminario, come nello scorso e come in quello del chinino, riuscirò a confermare questa mia idea, che la chimica è fondamentalmente bellissima. Grazie.